Anticipazioni il segreto. Martedì 2 luglio 2019. Elsa non vuole lasciare Puente Viejo, così come previsto da Antolina, e quest'ultima, quando lo scopre, va su tutte le furie. Poi, ragionandoci su, la Laguna capisce che non ha più alcun senso restare in città. Pertanto prende la sua definitiva decisione: andrà via. E quando lo comunica a Mattias e Marcella alla locanda, quest'ultimi le suggeriscono di partire in tutta calma. Per aver dato il meglio di sé nell'ospedale da campo durante l'epidemia di varicella, tutti i cittadini di Puente Viejo, che sono stati amorevolmente curati da Elsa, decidono di portarle un dono. Antonina, gelosa e invidiosa, mette in giro cattive voci sulla sua antagonista. Più tardi, Isaac incontra il dottore e lo saluta con molta freddezza. Poi gli dice di essersi approfittato della bontà di Elsa per mandare avanti l'ospedale da campo. Quando Alvaro rincasa, si imbatte nella Laguna, alla quale racconta l'incontro molto acceso con il guerrero. La giovane, con le lacrime agli occhi, gli parla del suo passato e del fatto che stavano per coronare il loro sogno d'amore. Poi tutto si è interrotto a causa di un attentato. Emerge che anche il dottore nasconde dei segreti, ma preferisce non parlarne. Più tardi Isaac rivela a Mattias di essere ancora innamorato della sua ex. Il locandiere spinge Elsa a partire al più presto, mentre Adela, per convincerla a restare, le offre il suo vecchio posto, quello di aiutante maestra. Si scopre che Eustachio Molero è riuscito a liberare il figlio dalla prigione grazie a prove false e testimoni corrotti. Purtroppo i due rappresentano ancora una pericolosa minaccia per i Santa Cruz. I Leal e per Julieta e Saul. Carmelo e Severo decidono di raddoppiare le misure di sicurezza in paese. Tra la gente intanto si sparge la voce che il nuovo prodotto inventato dai Miranar serve a tenere la memoria ben allenata. Fernando legge una storia piccola Esperanza e Beltran. Maria è molto felice e Franziska si accorge della strana sintonia tra i due ex e va su tutte le furie. Il Messia farebbe di tutto per la Castagneda e decide di stupirla con una piccola sorpresa: allestire una sala cinematografica alla casona. La Montenegro decide di andare a parlare con la sua figlioccia e quando la incontra le chiede di essere sincera con lei. Si sta forse innamorando di Fernando? Nel frattempo due scagnozzi raggiungono Alvaro e lo attaccano senza una ragione apparente.